Alessandro Zunino, amministratore delegato di Edison Energia. La sfida per i prossimi anni sarà, io credo, soprattutto quella dello sviluppo di servizi a valore aggiunto e servizi a corredo e al contorno della fornitura di energia e di gas. Lo stiamo già vivendo, lo stiamo già vedendo in questi anni. Molti operatori hanno sviluppato servizi che aiutano i consumatori a comprendere meglio come, quando e perché consumano l'energia, e credo che questo sarà ancora più una tendenza nel prossimo futuro, tenendo conto anche dell'accelerazione che lo sviluppo di molte tecnologie abilitanti sta avendo. Pensiamo all'elaborazione dei dati, al trattamento delle informazioni che verranno sia rese disponibili, e sarà necessario anche processarle in modo intelligente, nonché lo sviluppo della domotica e di tutte le applicazioni e dei device smart, tutto ciò e altro ancora, la convergenza tra consumatore e produttore, il prosumer anche nell'energia, sicuramente nei prossimi anni vedrà forti sviluppi. Tutto questo, la convergenza di tutti questi servizi porterà sicuramente a un servizio molto diverso fra 2 o 3 anni rispetto a quello che viviamo oggi. Edison ha già iniziato in questi anni, anche devo dire in alcuni casi prima di tutti nel nostro settore, abbiamo sviluppato alcuni strumenti e servizi associati agli strumenti. Pensiamo alla prossima generazione di contatori intelligenti elettrici che renderà disponibili i dati in tempo reale. Ecco, noi questo servizio l'abbiamo sviluppato già da un paio d'anni e quindi diciamo in anticipo rispetto ai trend del settore. Continueremo a innovare in questa direzione. Il prossimo passo sarà un servizio simile per il gas e quindi per il riscaldamento e non solo.